Ben ritrovati a tutti nel mio canale. Oggi parleremo di un'altra guida riguardante il commercio e più in particolar modo parleremo del bargain. Che cos'è il bargain? Il bargain è un sistema attraverso il quale riusciremo ad incrementare il nostro guadagno quando andremo ad interagire con l'NPC del trade. Per capire meglio che cosa è il bargain, dobbiamo dirigerci appunto in una città. In questo caso io mi trovo nella città di Calphion. Quindi ricordatevi, il Trade Master è questo qui col simbolo della ruota del carro. Noi ci dirigiamo adesso da lui, io sono col mio carretto con tutta la mia merce, ma potete farlo anche per prova con una sola merce. Adesso scendo dal carro, vado ad interagire con questo NPC, clicco su Trade. Come vedete, qui abbiamo la schermata. In alto a destra abbiamo le nostre merci e qua sotto notiamo il pulsante Bargain. Se noi andiamo a cliccare qua sopra, ci dirà che spendendo 5 punti di energia avremo la possibilità di riuscire a interagire con questo NPC e cercare di strappargli un prezzo migliore per le nostre merci. Quindi se noi premiamo sì adesso, andiamo a perdere 5 di energia e inizieremo il processo del bargain. Ecco, come vedete ci ha aperto questa schermata dove c'è questa bilancia. Per riuscire in questo processo noi dovremo riuscire ad allineare questi due piatti. Per far ciò abbiamo tre tentativi e abbiamo a disposizione due tasti, che sono questi qua. Il primo con la mano darà una piccola oscillazione ai piatti e li farà scendere di poco, mentre il secondo, questo col rosso, darà una grande oscillazione al piatto e quindi scenderà di molto. In questo caso, come vedete, l'equilibrio tra i due piattini è tanto, quindi andremo col tasto rosso. Ecco, come vedete, sono quasi allineati, quindi proviamo a dare un piccolo movimento con il tasto della mano. Ecco, come vedete adesso è sceso troppo, quindi proviamo a ricliccare qua. Ecco, in tre tentativi abbiamo avuto successo. In questo modo il valore della nostra merce, come potrete notare anche magari tornando indietro con il video, è aumentato. Quindi magari prendete in considerazione il prezzo di questo pesce qua, è aumentato, ve lo assicuro. Quindi una volta fatto ciò potete chiudere questa schermata e vendere tutto. Bene ragazzi, con questo era tutto, vi ho fatto vedere una funzione molto importante che vi consentirà di guadagnare di più una volta che andrete ad interagire con il Trade Merchant. Se questa guida vi è stata d'aiuto, lasciatemi un like come sempre ed iscrivetevi al mio canale.